Ciao a tutti amici di Gamers Creed. Oggi inizio questo nuovo gameplay sperando di portarlo a termine. È una Anachrom Pokémon Penumbra. Non conosco molti dettagli, ne ho solo appunto letto bene in giro. E quindi perché non provarlo. E niente, cimentiamoci in questa avventura. Da quello che ho capito è stata presa la ROM di Rosso Fuoco e modificata appunto come tutti i giochi hackati. Comunque, testo molto utile, altro testo inutile. Indovina? Chissà. Ecco il professore. Ciao, piacere di conoscerti. Benvenuto all'Accademia di Seoul, giovane allenatore. Mi chiamo Zero e sono il preside di questa favolosa accademia. Comunque, questo è un Pokémon, ne esistono moltissime specie. Noi dell'accademia insegniamo ai ragazzi come diventare allenatori di Pokémon, a tutti gli effetti. Ma prima, parlami un po' di te. Sei un maschio o una femmina, sicuro? No, sei un ragazzo o una ragazza? E qua in inglese, perché... Boy. Ah sì, come ti chiami? Mettiamo Shinigami. Come al solito, per Shinigami non ci sta. E quindi... Ok. Sì. Shinigami, mi fa piacere che ti sia iscritta a questa accademia. Spero ti troverai bene e buona fortuna con l'esame. Ma... E se... Se tutta la conoscenza, tutto il nostro sapere, tutte le nostre scienze non fossero opera del genere umano? E se tutto provenisse da una civiltà che è andata persa nel tempo? E ammettiamo pure che questa civiltà, queste ombre, vogliano punire il genere umano per ciò che ha fatto con il loro sapere e con i loro mezzi. Cosa succederebbe? Studente numero 42, imbarcati pure. Sembra anche che stia per partire una nave diretta a Sunshine City. È carica di persone. Molti sono studenti dell'Accademia Pokémon della regione di Seoul. Altri sono professori. E tra questi ci sei tu, un semplice studente. E se queste due storie apparentemente prive di alcun nesso logico si incrociassero? Scienza. Tecnologia. Possono davvero portarci alla felicità? Possono davvero migliorare la nostra vita? Ora non pensarci, giovane allenatore. Goditi la tua felicità finché potrai. Giustamente. Tutti gli studenti sono pregati di recarsi sul ponte... Ma cos'era? Un sogno? È una tazza con un marchio di Pokémon. Non posso entrare? Ah, prima cosa... Mettiamo fast, per l'amor di Dio. Poi, esploriamo. Abbiamo tanta roba, vedo. Bene, molto bene. Non è educato entrare nelle cabine degli altri senza chiedere il permesso. Oh, vabbè. Oh, scusate, ho sbagliato. Ho velocizzato un po', ma... Per il momento non usiamo la velocità. Tanto. Ok. Siamo sulla nave. Perfetto, adesso ci sono tutti. Benvenuti ragazzi, io sono il professor Zero e sono il preside della Seoul Academy. Come potete ben vedere siamo appena attraccati a Sunshine City, un porto della regione di Dorua. Il perché vi starete chiedendo? Beh, perché da oggi comincerete il vostro tirocinio in questa regione. Su su, non fate quelle facce, è un'occasione per verificare ciò che avete imparato all'Accademia. La mia richiesta seguente è collezione le 8 medaglie di Dorua. Avete 6 mesi di tempo, diciamo che sarà una sorta di esame finale prima del diploma, dai. Una volta scesi dalla nave verrete accolti dai nostri assistenti che vi regaleranno il vostro primo Pokémon. Vi daranno qualche dritta su come procedere. Se avete bisogno di qualcosa basta chiedere a... Ma dove diavolo sono finiti quei due? Ecco, vedi, siamo in ritardo, è tutta colpa tua. Quindi questi sono gli assistenti, sicuramente.
Dirg, certo che è colpa tua, Dirg. Chi ha avuto la splendida idea di fare maratone in quel gioco, come si chiama? Anime Oscure? Anime Oscure, Dark Souls. Ecco, Anime Oscure, fino alle 4 di mattina. Oh, senti, Daig, sei tu che hai voluto che io andassi avanti nel gioco nonostante l'ora. Ovvio, divertente sentirti imprecare ogni volta che muori. Quindi giocavano a Dark Souls. Al diavolo, voi due qui subito. Ovviamente il preside si è arrabbiato. Questi due idioti sono i miei assistenti, beh, sì. E diamo inizio all'esame. Mo? Immagino devo tornare indietro. E prendere la strada che non mi consentiva prima. Non mi era consentito prendere. Ok. Qua scendiamo. La motonave. Come la motonave Anna, praticamente. Ok. Eccoci qua. Sì. Oh, finalmente scegliamo il primo Pokémon, ragazzi. Vediamo quali sono, eh. Per prima cosa consegnerò un Pokédex, ovvero una sorta di enciclopedia multimediale. Eccolo qui. Ok. Vediamo i Pokémon. Chespin. Qui ci sono Pokémon di generazioni diverse. Chespin, Fennekin e Froakie a sto punto. Infatti. Allora, in Pokémon X e Y iniziai con Froakie. Qui voglio provare Fennekin, anche perché prediligo particolarmente i Pokémon di tipo fuoco. E ok, ci sarà la solita lotta? Infatti. Iniziamo. Sfida contro l'assistente Lotad. E io vi mando Fennekin. Ah, con braccia è facile, eh? Con azione sarebbe durata un pochino più. Certo che se mi usano mosse d'acqua sono particolarmente fregato, però visto che continua a usare mosse inutili, andiamo di braciere e lo stendiamo. Scusate. Ok. Fennekin ha guadagnato 46 punti esperienza e sale di livello. Ovviamente. Sconfitto l'allenatore. Per il momento sei libero di fare un giro in città, non appena avrai finito raggiungimi al Pokémon Center. Ok. Non posso prendere le altre Pokémon? Per caso? Ah, peccato. Glielo rubavo. Allora. Siamo arrivati. Lì è il... Allora, qua c'è... L'accademia? Non lo so. No, non è un'accademia. Ok. Questi stanno giocando a scacchi. Questo pia mosche. Questo non parla. Boh, sembra... Non lo so. Non è di cosa sia. Comunque, qua c'è il Pokémon Market. Non dubito possa comprare già qualcosa. Non avrò niente. Ah no, qualcosa ce l'ho. Qualche Pokéball. Almeno 5. Perfetto. E andiamo al Pokémon Center, visto che mi ha detto di andare lì. Eccolo qua. Sì. Vabbè. Mi ha dato altre Pokéball che non fanno male. Qualche pozione che non fa male. Ok. Perfetto. Andiamo avanti. Ora c'è il percorso 1. Quel boschetto è pieno di attenzioni. Di... Sì, di attenzioni. Di allenatori. Vincerò io. Sì, come no. Vediamo che tipi di Pokémon hanno. Allora, Tailo, tipo volante.
quindi non dovrebbe darmi molti problemi, insomma. Vabbè, poi finché uso l'uncita sono proprio tranquillo e beato. Ok, troppo salivo di livello di nuovo. Qua lì c'è erba, posso andarci? Sì, perfetto. Voglio vedere che tipi di Pokémon ci sono. Allora, ecco il nostro primo Pokémon, Cottonee. No, non mi interessa particolarmente. Poi ho sbagliato, fotografio anche, vabbè. Ovviamente con lui il braciere lo one-shotterò, sicuro. Vai di braciere. E via. Siamo saliti di livello. Ne approfittiamo che lì ho visto anche un allenatore. Sono appena diventato un allenatore. E anch'io. Tanto piacere. Bullodillon. Lillipup, Pokémon di quinta generazione, sì. Vai di braciere. E vai di braciere. Perfetto. Forse non li ho allenati abbastanza. È un Pokémon solo, vedi? Non è che... Una sveglia, bene. Può sempre essere utile. Qua c'è un altro allenatore. I miei Pokémon sono stati allenati benissimo, immagino, voglio proprio vedere. Due Pokémon. Petilil. Che poverino, contro di noi non ha proprio molte speranze. Ah. Ok. Strano che non è andato giù con un braciere, eh. Vabbè, finché faccio critici. Ok, siamo saliti a livello 8. E non è che abbia buone statistiche speciali, veramente. Vabbè, speriamo cresca. Allora, Lillipup. Andiamo di nuovo ai braciere. Vabbè, l'ho bisciotto, sicuro. Ok. Un bel po' di esperienza, eh. Che già a livello 9 sono quasi. Vediamo chi c'è in questo ultimo tratto d'erba. E poi ci vediamo al prossimo episodio. Ho un Lillipup, ma non mi interessa proprio. Non mi è mai piaciuto. Soprattutto l'ultima evoluzione che... Madonna. E intanto siamo saliti anche di livello. E via. Ok. Direi che per questa parte è tutto, ragazzi. Quindi ci vediamo sicuramente al prossimo episodio. Sembra interessante il gioco. Speriamo continui così. Ciao a tutti.